Buongiorno. 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 Comandiamo oggi. Bene, grazie. Grazie. Bene. Un po' d'acqua, per favore. Dunque, prima di cominciare, vorrei dare un'occhiata al bilancio. Ma perché? All'ordine del giorno? No, credo di no. Ecco, io credo di aver trovato il modo di salvare il programma per il senza tetto del disegno di legge Simpson-Garner. Signor Presidente, non mi pare che sia all'ordine del giorno. No, l'ho inserito all'ultimo momento. Allora, da quello che so, ci vogliono 650 milioni di dollari per poter realizzare il progetto. E questo in parte si può fare, secondo me, operando qualche piccolo cambiamento nella nostra gestione di cassa. Per esempio, secondo l'ufficio del bilancio abbiamo 17 fornitori della difesa che sono apertamente inadempienti. Ti risulta, Frank? Mi pare di sì, sì. Insomma, anche se loro sono in ritardo, noi li paghiamo puntualmente. Beh, in un certo senso. Sì. Ok, senti. Invece di pagarli per un lavoro che non hanno finito, possiamo trattenere il contante, depositarlo su un conto di deposito. Signor Presidente. Sì? Niente. Bene. Come stavo dicendo, se prendessimo quei contanti e li versassimo su un qualsiasi conto di deposito, ne ricaveremmo 23 milioni di dollari al mese di interessi. Beh, tecnicamente è anche vero, però... Sì, penso che lei abbia ragione. Ok, ok. Ecco qua. Allora sono 23 milioni moltiplicati per 12 mesi, giusto? Bene. Purtroppo, con questa operazione siamo solo a metà strada. Per ottenere il resto dei fondi dovremo cominciare a fare alcune scelte veramente difficili. Il Ministero del Commercio? Sì, signor Presidente. Voi state spendendo 47 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria per incrementare la fiducia nell'industria automobilistica americana. Sì, signore. Vede, è studiata per rafforzare la fiducia individuale in un precedente acquisto di una vettura americana. Spendiamo 47 milioni di dollari perché uno sia soddisfatto di una macchina già comprata. Sì, signore, ma la cosa non è in questi termini. No, sono sicuro che sia importante, ma io non me la sento di dire a un bambino di 8 anni che deve dormire per strada perché la gente sia contenta della propria macchina. Vuole dirglielo lei? No, signore. No, io no di sicuro. Appunto. Beh, sono altri 47 milioni di dollari, eh? Niente male. Ci siamo quasi, ci siamo. Manca poco ormai. Ok, allora adesso aggiungo anche questi al conto. Dunque, vediamo, abbiamo detto 23 per 12 fa 276 più 47, 5 per 1 e fa 656 milioni di dollari. Quindi possiamo salvare il programma. Grazie a tutti per l'aiuto. Grazie a lei. Grazie per la collaborazione.